un compito non semplicissimo, ma di parlare insieme di beni comuni e solidarietà, anzi solidarietà e fraternità. La prendo un po' alla lontana, ma non per girare intorno al tema, ma per cercare di renderlo immediatamente percepibile. Perché quando il 18 Brumaio, l'indimenticato 18 Brumaio, Napoleone fa il suo proclama ai francesi, dice che assicurerà loro libertà, eguaglianza e proprietà. Della triade rivoluzionaria scompare proprio la fraternità. Quindi io potrei partire dicendo che tra proprietà e fraternità c'è incompatibilità e quindi il discorso dei beni comuni potrebbe anche essere letto come un tentativo di recuperare questa relazione perduta. È indubbio che la proprietà che sostituiva in quella proclamazione la fraternità non riesce a trovare un punto solido di congiunzione con la fraternità. La proprietà è escludente, la fraternità deve includere, la proprietà è tutta legata alla dimensione di mercato, la solidarietà si costruisce intorno alla messa in discussione della pura logica del profitto. E nello stesso tempo però io farò riferimento esclusivo al termine solidarietà, sia perché ormai è quello non solo più comunemente usato, ma quello che viene recuperato anche nei testi costituzionali, la nostra Costituzione, ci tornerò ovviamente, l'articolo 2 parla di solidarietà, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha una sua innovazione, proprio un titolo dedicato alla solidarietà, e mai come in questo momento, se così posso dire, la parola solidarietà è pronunciata in vano. Si dice la solidarietà europea, abbiamo bisogno di solidarietà. Se io fossi un interlocutore del Papa, che usa spesso e più a proposito questa parola, direi però santità, così si diceva, questo Papa usa un modo più sbrigativo e diretto di parlare con le persone, dica che la parola solidarietà non si può pronunciare in vano, è una parola molto impegnativa. La fraternità nasceva in un altro contesto, serviva più a costruire la nazione che non a costruire legami sociali fortemente associativi, perché negli anni precedenti una legge aveva vietato la costituzione di associazioni e la fraternità veniva anche vissuta come un modo per esorcizzare proprio questa radicale negazione della costruzione istituzionale di legami sociali. Se io costituisco un'associazione, evidentemente voglio stabilizzare determinati legami sociali per una finalità. La solidarietà ha un'altra storia. La solidarietà è figlia nell'Ottocento, la parola solidarietà è inventata in quel periodo per ciò che ci riguarda, ed è una solidarietà in qualche modo trasversale, perché si parla di una solidarietà con riferimento ai cattolici, di una solidarietà con riferimento al pensiero socialista, ma è sostanzialmente una solidarietà grazie alla quale persone diverse e appartenenti alla parte, non dico più debole perché sbagliata, più economicamente svantaggiata della società, queste persone si mettono insieme fuori dalla logica mercantile. Questo è il tratto distintivo della solidarietà dalle origini, e avrà molto cammino, perché voi poi sapete che addirittura la solidarietà dà origine a una forma di Stato, lo Stato sociale, il welfare state, chiamatelo come volete, sulle cui sorti oggi ci interroghiamo, non dico che piangiamo sulle sorti dello Stato sociale, anche se in qualche momento, non qualche pianto, ma qualche
più che indignazione sarebbe sacrosanto. Su questo sfondo si può proiettare la vicenda dei beni comuni e io credo che la parola solidarietà sia più appropriata di altre parole che pure hanno una forza particolare perché si fa riferimento e si recupera l'idea di mutualità che fa parlare e fa pensare molto alla reciprocità, di cooperazione e si parla di cooperative di utenti e di destinatari di servizi o di lavoratori, ma c'è una differenza a mio giudizio. Quando noi facciamo riferimento a mutualità, a cooperazione e altre simili espressioni, noi siamo di fronte piuttosto a forme organizzative importanti che possono per esempio essere assai significative per quanto riguarda la strumentazione concreta della gestione dei beni comuni, ma la solidarietà è una cosa diversa, è un principio informatore e quindi è molto più impegnativo, per qualche verso anche più ambiguo, anche più difficile da afferrare, ma è un principio fondativo delle relazioni. Il discorso sui beni comuni si è venuto diffondendo, lo sapete tutti, oggi l'espressione bene comune viene adoperata nei contesti più diversi, c'è un grave rischio di ideologizzazione, far diventare il comune una ideologia mi sembra almeno prematuro, non voglio dire altro. E può diventare in un momento in cui si sta cercando di lavorare su questo principio anche qualcosa che ci distrae dal fatto che questo principio non è soltanto affidato alle buone volontà o proiettato nel futuro, ma è qualcosa che già sta lavorando nel nostro presente. Io preferisco allora parlare delle virtù trasformative del principio di solidarietà che già sono visibili nella nostra discussione. E il discorso sui beni comuni ha cambiato una parte del discorso pubblico. Prima Ugo ricordava la impronunciabilità della polemica o della critica alle privatizzazioni, lui ha inventato la formula invertire la rotta e si poteva invertire la rotta facendo riferimento ad altri punti, ad altre parole, e quindi questa virtù trasformativa si è subito manifestata e noi oggi ne registriamo anche l'eccedenza, perché si parla di beni comuni o di comune a proposito delle situazioni più diverse: la città bene comune, la salute bene comune, l'impresa bene comune, la cultura bene comune, la salute bene comune. Io devo dire che sono sempre stato molto cauto e anche molto critico nei confronti di quest'uso inflazionistico, perché ne vedevo il rischio: se tutto è comune poi niente è comune, e in questo momento io sono parzialmente di opinione diversa, perché una volta che la discussione sui beni comuni si è venuta via via anche consolidando, noi che cosa troviamo in questo uso non inflattivo del termine comune, ma in quest'uso dilatato del riferimento al comune, una individuazione di qualcosa che non è necessariamente legato, riferibile a beni determinati. Cioè può esserci una qualcosa come la salute che noi giustamente possiamo considerare nella logica del comune, nella logica del comune che per esempio ci consente di mettere in discussione l'ampiezza, la rilevanza del brevetto nella materia dei farmaci. È un punto di partenza, è un principio che apre un orizzonte più largo, virtù trasformativa del riferimento al comune. Poi una diversa tassonomia, cioè una diversa classificazione dei beni.
perché il lavoro che si è venuto facendo in questi anni non è soltanto pronunciare una parola o individuare un'espressione. Si è detto, finora noi abbiamo parlato di beni pubblici e privati, abbiamo, come dire, diviso il mondo tra Stato e mercato, e possiamo scoprire una terza dimensione, che è quella rappresentata appunto dal comune. Un punto molto importante, però, perché in qualche momento, lo dico, questa virtù trasformativa che ha imposto, anche con una certa prepotenza nella discussione pubblica e anche nella discussione teorica, ci fa in qualche momento correre un rischio. Cioè noi dimentichiamo che i beni rimangono molti beni pubblici, moltissimi beni privati, e quindi noi non possiamo fingere che l'unica dimensione nella quale consideriamo i beni sia quella dei beni comuni, perché altrimenti noi rischiamo di lasciare alle vecchie logiche i beni pubblici come proprietà esclusiva di uno Stato indifferente, o alla pura logica dei privati dei beni e un mercato insaziabile. La virtù trasformativa è che, evitando questo rischio e aggirando questo scoglio, ci sta dando la possibilità di ripensare anche i beni pubblici e i beni privati in un contesto nel quale i beni comuni hanno un ruolo determinante. Questo è il secondo passaggio della capacità trasformativa. Il terzo è l'immaginario istituzionale. In giro per il mondo si inventano forme e si cerca di realizzare modalità di gestione dei beni comuni sempre diverse tra loro, perfino in conflitto tra loro. È stato risvegliato l'immaginario istituzionale e i giuristi sono stati sfidati sul loro stesso terreno. Pensate, anche rileggendo le norme che già c'erano e che non avevano visto, o che avevano visto con occhi diversi da quelli che invece sono stati trasformati dal comune. L'articolo 43 della Costituzione non lo leggeva più nessuno, si diceva anzi, beh, questo è un vecchio articolo dei tempi delle nazionalizzazioni, quel tempo è finito, rimane più una testimonianza storica che non qualcosa di operativo. Poi, rileggendolo, abbiamo visto che si parla lì dentro di imprese in regime di monopolio di servizi pubblici essenziali che possono essere affidati a comunità di lavoratori e di utenti. Quindi la terza via, se vogliamo usare questa espressione che per carità non ha portato molta fortuna mai a nessuno e non ne porta nemmeno adesso l'impressione, la terza via c'era già. Perché è vero che l'articolo 42 si apre con le parole la proprietà è pubblica e privata, ma questa affermazione non è definitiva se noi passiamo all'articolo successivo. Abbiamo riscoperto una lettura della funzione sociale della proprietà, che non era soltanto dire il legislatore può in qualche modo, come si dice, conformare i poteri proprietari, dicendo guarda che oltre certi limiti non puoi andare perché altrimenti incontri un sociale con il quale non puoi essere istituzionalmente in conflitto. No, c'è una lettura della funzione sociale della proprietà che va oltre questa semplice questione che abbandono un momento perché ci tornerò. Ma alla fine di questa chiacchierata, che spero non sia troppo lunga, e io ho riletto anche con gli occhi dei beni comuni, per un verso del comune, l'articolo 2 della Costituzione. Perché nel momento in cui noi ci poniamo il problema del comune, dei beni comuni, non possiamo scindere questo discorso dal fatto che l'articolo 2 della Costituzione, come voi sapete, si apre affermando la titolarità da parte di tutti dei diritti fondamentali. Si aggiunge però alla fine che si è tenuti all'adempimento, tutti sono tenuti all'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Io credo di aver insistito molto, forse più di altri, nel riferimento ai diritti fondamentali come passaggio essenziale del discorso sui beni comuni. Questo è riflesso nella definizione di beni comuni che si trova
nel disegno di legge predisposto dalla commissione nella quale abbiamo lavorato insieme. Ma a questo punto il discorso sui diritti fondamentali, ci tornerò poi, non può essere l'unico riferimento, perché ci sono i diritti fondamentali, ma ci sono anche i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Trasferiamo per un momento solo questo discorso nella dimensione pubblica. Ci sono beni in proprietà rispetto ai quali il dovere delle istituzioni, dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, a mio giudizio, ma su questo poi bisognerà lavorare, lo butto qui stasera, la indicazione costituzionale dice che le istituzioni pubbliche devono rendere questa dimensione compatibile con l'esistenza di interessi comuni. E dunque, per esempio, i luoghi abbandonati, parlo in primo luogo di quelli che sono luoghi pubblici, non possono essere lasciati all'indifferenza istituzionale, perché c'è una violazione di questo dovere di solidarietà. Perché? Perché quei beni abbandonati possono invece essere restituiti alla collettività attraverso una loro gestione comune. Lo stesso discorso può essere fatto anche, sia pure con altre caratteristiche, nella direzione dei beni privati. Dunque, noi che cosa stiamo facendo? La virtù trasformativa. Quegli articoli c'erano prima di quest'ultima fase, di questi ultimi 10 anni. Non è che noi avessimo sbagliato nell'interpretarli. Non c'era il contesto che consente oggi di leggerle in questa maniera. Quelli che hanno letto il succedersi delle interpretazioni teorico-giurisprudenziali come una serie di errori corretti nel tempo, hanno sempre dato delle letture un po' ridicole, perché ogni interpretazione, ogni lettura è storicamente fondata, infondata, o comunque storicamente condizionata. Altro momento, attraverso questa dimensione dei beni comuni, noi ci troviamo continuamente di fronte alla creazione di beni. Io ho detto con una formula forse eccessiva che i beni comuni sono creati dai diritti fondamentali, perché uno dei criteri che trova riflesso nel disegno di legge che è in questo momento davanti alla Commissione Giustizia del Senato dice che appunto sono quei beni che consentono di realizzare bisogni primari, diritti fondamentali delle persone. Quindi non è il bene in sé che per una sua natura è comune. Io a questa lettura naturalistica sono fortemente ostile, e sono fortemente ostile proprio in quanto giurista. Il diritto è artificio. Il diritto, anche quando prende un dato naturale e lo trasporta nella dimensione giuridica, lo trasforma anche negativamente. Il discorso sulla cattura delle cose da parte del giuridico, magari per riservarle al mercato, è un'operazione che si fa e si è fatta. E quando io ho ricordato la tutela della proprietà, l'ho ricordato, è un'istituzione che viene costruita. E dunque c'è creazione di nuovi beni, ma c'è anche creazione di nuovi soggetti, perché coloro i quali sono chiamati a gestire i beni non sono i soggetti tradizionali, o se sono i soggetti tradizionali devono subire quella virtù trasformativa per essere messi in condizione di adempiere a una funzione che non è più quella che avevano adempiuto precedentemente nel gestire determinate categorie di beni. Ancora, la gestione è comprensiva anche di gestione di rapporti e di conflitti. Non è che quando io, comunità più o meno larga, gestisco un bene comune, posso muovermi secondo una logica autoreferenziale. Qui ci sono i miei beni comuni e li gestisco come mi pare e piace. Non è così.
Voi sentirete Vandana Shiva, Vandana Shiva ci ha descritto, anzi ha indicato la prospettiva delle guerre dell'acqua. In questo momento tra l'Asia e l'Africa ci sono in corso gigantesche guerre dell'acqua. Quando io ero bambino, quindi secoli fa quasi, mi si diceva a scuola una cosa che ho imparato, c'era una formuletta: l'Egitto è un dono del Nilo. In questo momento la controversia con Sudan eccetera è le dighe, quanta acqua arriverà perché l'Egitto possa continuare ad avere un'agricoltura fiorente, a essere un dono del Nilo, un dono di quel bene gestito come bene comune. Ecco, c'è questo dato, e quindi l'autoreferenzialità non è possibile, perché anche i beni che noi consideriamo beni comuni globali, per esempio la conoscenza in rete, sono un terreno percorso da continui conflitti. Facebook è la seconda nazione al mondo, ha 1.300.000 persone di aderenti, dopo la Cina è la più grande nazione al mondo, e quindi questo è un dato. C'è un conflitto all'interno di Facebook, e ci sono conflitti tra questo tipo di questo 1.300.000.000 di persone e altri che si trovano fuori. Ma ci sono anche relazioni che non sono necessariamente conflittuali: le relazioni con i finanziatori, le relazioni con i lavoratori, relazioni con quelli che si chiamano, la parola non mi piace, gli altri stakeholder. Cioè non è un mondo chiuso quello dei beni comuni che viene gestito da una comunità, è una dimensione che sta in un contesto, è il contesto più difficile da analizzare, ma su questo dico solo una parola, è l'esistere dei beni comuni nella dimensione del mercato. Questo è oggi il tema obiettivamente più difficile, perché o noi aspettiamo una sorta di avvento palingenetico della società del comune, e allora questo problema non ci sarà più. Io ho i miei dubbi che si possa lavorare in questa, sulla base di questa ipotesi, ma questa è un'altra faccenda. Il problema è che oggi come oggi la politica dei beni comuni è la politica che fa i conti continuamente col mercato, per contestarlo, per inserire nel mercato non una goccia d'olio sociale, come diceva un signore criticando il codice civile tedesco, ma molto di più, dinamiche completamente diverse, non solo distinte ma conflittuali rispetto alla dinamica pura di mercato. Questo è un punto sul punto per cui anche la inappropriabilità di un bene cambia di significato. Se sta nel mercato, inappropriabile significa che io posso escludere tutti gli altri dal godimento di questo bene. L'inappropriabilità riferita ai beni comuni significa che tutti possono partecipare al suo uso comune e nessuno può impugnare lo strumento dell'esclusione. Quindi virtù trasformativa, di nuovo, è ancora la riflessione che si fa sulle infrastrutture, perché anche è un punto capitale, e certamente anche un po', posso dirlo, ce ne siamo accorti poco quando facevamo la nostra tassonomia. Il problema dell'infrastruttura è oggi fondamentale. Quanto può rientrare in altre categorie i beni sociali è oggetto di discussione, ma questo è la rilettura della nozione di servizio pubblico. Attenzione, perfino negli Stati Uniti, guardando a grandi soggetti, potenze mondiali come Google, Microsoft o Facebook, si dice: ma quando un soggetto privato fornisce un servizio pubblico che non può essere più scorporato dalla vita delle persone, lo possiamo considerare un servizio privato? No. Lo possiamo considerare un servizio pubblico nel senso tradizionale? No, perché non può esserci un servizio pubblico, non può esserci un soggetto pubblico che lo gestisce, e allora dobbiamo entrare in un'altra dimensione.
anche qui. Per esempio, per Facebook, dopo che è fallito un referendum che era stato proposto dallo stesso Zuckerberg, che ha visto che votava troppa poca gente, ma in realtà non era soddisfatto di come andavano le cose, ed essendo lui il padrone ha detto: non mi piace il referendum, non mi piace il presidente. Allora qualcuno ha cominciato a dire: ma noi non possiamo certamente ipotizzare chi è. Se questo è un bene con caratteristiche comuni, la conoscenza su Facebook, come si gestisce? Non dovremmo recuperare, qui c'è uno sguardo all'indietro, le logiche della democrazia rappresentativa, e cioè se c'è un milione di utenti di Facebook che si associa, avrà diritto di parola quando Zuckerberg vuole cambiare le condizioni di contratto? Espropriamoci, perché dice: fino a questo momento i tuoi dati li ho gestiti così, da oggi in poi li gestisco in un'altra maniera. Quindi sono sempre queste virtù trasformative di una dimensione che non è più privata, che non può diventare pubblica in questi casi, che ci impone questa visione che muova dal comune e che, vedete, si dirama in varie direzioni. L'ultimo esempio, io l'ho fatto, può essere anche una stravaganza quella di usare la democrazia rappresentativa nel governo di Facebook, ma certamente pone in modo diretto la questione della partecipazione. E dunque noi abbiamo tutto questo, che mi induce a dire due cose. Quando ci occupiamo di beni comuni, attenzione a non andare alla ricerca del tempo perduto. C'è una discontinuità, a mio giudizio, una discontinuità rispetto al tempo che abbiamo dietro le spalle. Molti dicono autorevolmente: la proprietà così come l'abbiamo conosciuta è stata solo una parentesi che ha accompagnato la fase terminale della modernità, tra la fine del XVIII secolo e la fine del XX secolo. Adesso per far cancellare una norma che voleva azzerare il risultato del referendum. Ci sono in questo momento interessi in campo molto forti che cosa rifiutano? Una diversa distribuzione dei poteri. Questo è il punto. Per cui io penso poi che anche l'uso analitico di una categoria che noi conosciamo da tanto tempo e che ha una sua evidenza particolare negli Stati Uniti, quello di considerare la proprietà un fascio di diritti che poi possono essere variamente ripartiti, a mio giudizio non ci fa fare grandissimi passi avanti, perché noi lo sapevamo, l'abbiamo studiato da molto, dagli anni 30 già in Europa questo discorso aveva fatto passi importanti. Non basta dire: destrutturiamo la proprietà e redistribuiamo i poteri che sono al suo interno. Non è questo il problema. Questo era un problema che avevamo in parte risolto quando dicevamo che il pubblico, lo Stato, può conformare il contenuto della proprietà, distribuendo. In questo momento, a mio giudizio, si deve fare, si sta facendo qualcosa di più, perché non è solo una questione di fascio di diritti, ma di abbandono del modello proprietario. Questo è il punto, del modello proprietario legato al pubblico e al privato. Queste sono semplificazioni orribili, lo so, ma io devo andare avanti, concludere rapidamente. E allora il problema è quello: se c'è una distribuzione di poteri dobbiamo identificare i soggetti, questo è evidente. E allora noi non possiamo, proprio perché la distribuzione di poteri provoca conflitti, dobbiamo individuare con precisione quali sono i diversi soggetti in campo. E credo che quando si dice oltre lo Stato e il privato, oltre il mercato e lo Stato, si dice una cosa giusta, ma descrittivamente, ma dal punto di vista della individuazione di che cosa sia quest'oltre non si danno
grandissimi contributi. Perché? Perché se è almeno in parte attendibile, non dico vero, a quello che ho detto finora, quando noi ci troviamo di fronte a una distribuzione di poteri, possiamo semplicemente dire che i poteri buoni, adesso uso questo modo assai improprio di discutere, sono solo quelli allocati nell'area dei beni comuni e poi sono cattivi i poteri che sono incarnati da istituzioni pubbliche e da soggetti privati? Nella Commissione abbiamo lavorato in altro modo, abbiamo cercato di dire non di dare solo legittimazione alla proprietà. Il primo problema è oggi dare legittimazione piena ai beni comuni, questo è evidente, ma io questo lo affido alle dinamiche sociali molto. I giuristi hanno fatto una parte, la politica è in questo momento in particolare ostile, cioè, però ci sono dinamiche sociali che possono accompagnare, secondo me devono accompagnare questo percorso. E allora noi dobbiamo, non è un problema poi di trovare alleanze tra comune pubblico, tra comune privato, è cosa diversa. Il problema che noi abbiamo di fronte è quello di vedere, una volta ridefinito complessivamente il rapporto tra mondo dei diritti e mondo dei beni che non si esaurisce solo nei beni comuni, qual è il destino giuridico dei beni che non entrano nella categoria dei beni comuni. E a questo punto può cambiare, deve cambiare radicalmente il modo di guardare ai beni pubblici e ai beni privati. E il problema a questo punto diventa della gestione del bene comune. La gestione del bene comune, proprio per la parola che noi adoperiamo, richiama la comunità, e comunità di lavoratori e di utenti sono nominate nell'articolo 43 della nostra Costituzione. Però va benissimo l'uso del termine comune, guardiamoci dal comunitarismo. Io su questo sono abbastanza determinato, perché il comunitarismo è stato usato ed è usato, per esempio in paesi come gli Stati Uniti, in opposizione ai diritti dei soggetti, ai diritti individuali, che sono visti, ma per la storia che ha avuto, non solo negli Stati Uniti, la vicenda dei soggetti, dei diritti individuali, come clave impugnate da persone per colpire il più duramente possibile gli altri senza tener conto dei loro diritti e uscendo dalla logica solidale. Ma coltivare il legame sociale attraverso la gestione dei beni non significa chiudersi in comunità che mi proteggono dall'uso aggressivo dei diritti da parte di altri soggetti. Il legame tra diritti fondamentali, bene e solidarietà indica un percorso completamente diverso, almeno a mio avviso. Dunque abbiamo questo, la solidarietà all'interno per ciò che riguarda la modalità di gestione, ma poi la solidarietà è anche quella che lega coloro i quali fanno parte dell'area sulla quale quel bene insiste. Può essere un bene pubblico globale, meglio, un bene comune globale, allora è una solidarietà che noi dobbiamo proiettare nella dimensione globale, con altre parole, con altro spirito, ma toccando lo stesso tema. Quando Papa Francesco ha mandato il suo messaggio all'Expo, ha detto una solidarietà nella dimensione globale, ha usato esattamente queste parole. Perché? Perché ci sono alcuni beni e alcuni diritti che oggi possono essere collocati nella dimensione del comune soltanto se viene evocato e praticato lo spirito di solidarietà. Se la solidarietà è principio informativo, che poi naturalmente può trovare modalità diverse a seconda delle categorie di beni e i soggetti che sono implicati.
Naturalmente questo problema ci pone, e parlo soltanto altri 5 minuti, perché sennò ci pone il problema delle istituzioni della solidarietà, perché la solidarietà ha bisogno di istituzioni, non è soltanto un appello alla generosità. La generosità è una cosa completamente diversa. I doveri della ricchezza, di cui si parlava in tutta una parte, una storia della filosofia, è altra cosa. La solidarietà è tra eguali. I doveri della ricchezza sono la generosità e la carità, anche nella sua versione più nobile. C'è un alto e un basso, c'è chi dà e chi riceve, e sono sempre, come è stato detto benissimo da chi ha studiato il dono, che sembrerebbe il massimo di apertura verso l'altro, l'ambiguità del dono è terribile, l'ambiguità del dono è tale da determinare situazioni di dipendenza del donatario, di chi riceve il dono rispetto al donante, ma anche nell'altra direzione. Quindi la solidarietà ci porta in un'altra dimensione, che è quella degli uguali. Quindi solidarietà non può essere disgiunta da eguaglianza. Come questo? Ecco, mi faccio questa domanda, perché facendo questo pezzo di cammino, che è ancora molto, vedete, sono molto titubante, traballo un po', ma visto che tu mi avevi assegnato il compitino, e poi a questo punto come la dimensione dell'eguaglianza entra nel discorso sul bene comune, non nel discorso generale sul comune, ma sulla gestione dei beni comuni, nel momento in cui io continuo a dire attenzione, i beni comuni sono il prodotto dei diritti fondamentali, perché se io individuo determinati beni mancando i quali la persona singola o delle collettività vedono perduta o difficile o precaria l'esercizio e l'effettività dei loro diritti fondamentali, io devo far rientrare questi beni nell'area dei beni comuni. Ecco perché io dico, con una terminologia figurata, i beni comuni sono prodotti dai diritti fondamentali. Che nei beni comuni io leggo la società, leggo le persone con i loro bisogni effettivi, la materialità del vivere, è questo che mi impone di discutere dei beni comuni. E in questo c'è una evidente forza trasformativa del modo in cui io leggo la società. Però a questo punto, in questo passaggio, che io vedo percorribile usando anche lo strumento o facendo riferimento al principio di solidarietà, l'eguaglianza entra in modo, a mio giudizio, fino a questo momento più problematico, e di questo credo che noi dobbiamo discutere. Ma le istituzioni della solidarietà, allora, una istituzione della solidarietà sono certamente i beni comuni. Oggi non possiamo discutere del principio di solidarietà se non discutiamo di beni comuni. Ormai questo è evidentissimo ai miei occhi. Poi ci sono quelle cose più immediate, più dirette, solidarietà, beni comuni attraverso no copyright, no al brevetto, no alla tutela indiscriminata del diritto d'autore, l'open source, quindi l'accesso più largo alla conoscenza. Questo è un altro passaggio in cui qui gioca probabilmente più il principio di eguaglianza che il principio di solidarietà, ma questo è un altro punto. Quella che si chiama nella dimensione globale la neutralità della rete. Se la rete non è neutrale e permette di discriminare tra i soggetti che usano la rete, allora noi incriniamo il principio di eguaglianza. E incriniamo però anche il principio di il carattere di bene comune della rete. Se io, che ho più denaro, posso avere un transito sulla rete più rapido, posso avere un Frecciarossa mentre gli altri continuano a avere un regionale veloce, e allora qui cade la logica del bene comune.
Poi abbiamo altre cose che sono state ricordate, è un'istituzione della solidarietà l'Azione Popolare di fronte alla negazione del carattere comune, ma anche qui del carattere di bene sociale, di un bene in mano pubblica, chi può agire? Si deve allargare la possibilità dell'azione. C'è una, Ugo conosce bene, come tanti che sono seduti qui, un titolo di un saggio bellissimo ma anche fantasioso, nel titolo "Gli alberi hanno legittimazione processuale". Questo, cioè, qualcuno, se gli alberi vengono abbattuti, se una foresta, lo vediamo in questo momento, conosciamo la storia della foresta dell'Amazzonia, in questo momento è aperta la questione della foresta di Sumatra, chi può agire per tutelare questo bene comune? Quindi l'azione diventa che cosa poi? L'identificazione di un soggetto, quando noi mettiamo in rapporto questo. E poi abbiamo le questioni che riguardano lo Stato sociale, e lo Stato sociale che è nato proprio dall'idea di solidarietà deve transitare attraverso la logica di un reddito che può essere un reddito minimo ma deve essere tendenzialmente un reddito di cittadinanza, restituendo alla società una dimensione del comune, che è il mettere in comune risorse per garantire che cosa? Diritti fondamentali. Ma noi la solidarietà, sistema pensionistico è un sistema di solidarietà. La salute garantita dal pubblico nasce da un sistema di solidarietà. Quando noi diciamo che i beni comuni servono anche a salvaguardare determinati beni a vantaggio delle generazioni future, noi sappiamo che c'è una salvaguardia di diritti fondamentali tra le generazioni presenti anche, che è quella che riguarda ad esempio la salute, la tutela dell'ambiente. E quindi quando noi ci occupiamo delle istituzioni della solidarietà vediamo che i beni comuni o il comune, a seconda dell'ampiezza che noi diamo ai nostri riferimenti, si confronta immediatamente con questi altri riferimenti. Detto questo, io chiudo e dico due cose. La prima, noi sappiamo che le comunità possono essere di vario tipo, comunità positive, comunità negative, che possono esserci conflitti tra le comunità, e che per tutto questo l'artificio del diritto è necessario. Non basta affidarsi alle dinamiche sociali. Però ci sono anche le comunità impossibili o introvabili, la comunità introvabile di Facebook, ma la comunità impossibile della rete. La conoscenza in rete non può trovare la sua comunità. E allora deve trovare che cosa? Uno statuto giuridico che lo qualifichi come bene comune. Questo è il dato che noi possiamo mettere sul terreno nella nostra discussione. Le dinamiche sociali sono fondamentali, perché ci consentono però non di scoprire la natura di un bene, ma di individuarne la funzione in relazione non ad astrazioni ma a realtà vere e vive, materiali, quali sono le persone e i loro bisogni, i loro diritti e il loro diritto di stare in una comunità allargata che non sia soltanto quella locale ma sia una comunità che si estende, e con l'estendersi in qualche modo incorpora il dato della partecipazione. Perché se noi istituiamo una relazione tra la persona, il mondo delle persone e il mondo dei beni, e diciamo che i beni devono essere garantiti attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali a quei beni, poi dobbiamo anche porci il problema della procedura di riconoscimento.
La procedura di riconoscimento deve essere democratica. E in queste situazioni io non dico la sostituzione di una democrazia diretta a una democrazia rappresentativa, ma l'inadeguatezza della sola democrazia rappresentativa diventa evidente. E quindi il discorso difficile, ambiguo, mai come in questo momento, della democrazia partecipata diventa fondamentale. E allora ciò che noi stiamo in definitiva incontrando o vediamo nell'orizzonte necessitato dalla riflessione sui beni comuni e dall'essere tratto di congiunzione tra le persone, e questo tratto di congiunzione non può essere un tratto di congiunzione che poi produce inevitabilmente solo conflitti, perché altrimenti c'è una negazione della ragione per cui noi cerchiamo di costruire beni comuni, ma deve essere appunto una costruzione di un legame sociale che sia ispirato dal principio di solidarietà. Andiamo evidentemente in una dimensione che ci porta verso quella che ho chiamato, non l'ho inventata io la forma, una democrazia continua, ma io ho ragionato sulla democrazia continua soltanto all'interno del circuito istituzionale, per cui per esempio non ci sono soltanto le elezioni, ma ci sono i sondaggi, c'è la possibilità di usare strumenti come la proposta referendaria, la petizione, che mi fanno in qualche modo, mi scardinano l'idea che di politica e di intervento dei cittadini se ne parla in 4-5 anni. Ma questa nozione di democrazia continua io credo che oggi stia varcando, grazie alla discussione sui beni comuni e sul comune, il puro circuito istituzionale, cioè l'esercizio e l'utilizzazione e la gestione di beni comuni è un esercizio di democrazia continua, perché solo se attraverso i beni comuni mi sono garantiti i diritti fondamentali, per esempio il diritto all'accesso all'istruzione, il diritto all'accesso al lavoro, il diritto all'accesso all'abitazione. Queste sono ormai precondizioni della democrazia. Coloro i quali hanno discusso questo punto, e lo stesso Bobbio nella fase finale, che è stato il grande teorico della democrazia procedurale, ha detto ci sono delle precondizioni della democrazia dell'effettivo e sano funzionamento della democrazia procedurale. Se non ci sono i beni comuni che mi garantiscono la vita libera e dignitosa, per usare una delle espressioni costituzionali, se non c'è tutto questo, lo stesso processo democratico come processo continuo viene messo in discussione. Ed ecco perché allora forse il compito, la provocazione di Ugo di dire parlaci al di là del tuo libretto della solidarietà in relazione ai beni comuni, ha indicato lui una strada che io ho provato stasera a cominciare a percorrere. Vedete come lo studioso vero continua a cercare. Questo è un punto molto importante e voglio condividere soprattutto con le persone più giovani che sono qui, perché un itinerario di ricerca è davvero qualcosa che apre nuove vie e che può essere, come dire, percorso o non percorso. E Stefano Rodotà sicuramente è un segugio, cerca le piste, trova, identifica quelli che possono essere gli appigli per trovare una strada che poi è una strada verso l'emancipazione, quindi è un modo di raggiungere, di lottare, di dedicare la propria vita a
questa grande impresa, che è quella di cercare di rendere il mondo intorno a noi un po' migliore di quello in cui non l'abbiamo trovato, invece di renderlo un po' peggiore, no? E oggi purtroppo la contingenza storica è quella per cui per la prima volta le nuove generazioni trovano da molto tempo, almeno nell'Occidente opulento, le nuove generazioni trovano un mondo parecchio peggiore di quello di loro. Io ho voluto fare stasera un esercizio di ottimismo, per tirare sul morale a me in primo luogo, che in questi giorni non c'è tanto da ridere. Allora, adesso io aprirei sicuramente qualche minuto, se Stefano ha ancora voglia di intrattenere qualche domanda, lascerei senz'altro la possibilità a chi vuole di intervenire e domandare qualche cosa. Ci sono domande? C'è qualcuno che porta il gelato? Scusa. Ok, io provo a fare una domanda perché non sono certo all'altezza della doppia disquisizione che lei ha fatto e che abbiamo molto apprezzato, ma mi ha stimolato molto l'accenno che lei ha fatto alla solidarietà intesa come dono, che è comunque sovente un po' ambigua, no? Con qualcuno che dà e qualcuno che riceve. Volevo portare l'esperienza delle banche del tempo, che invece si basano sul concetto di reciprocità. E mi chiedevo, dove quindi si parte dall'idea che tutti ogni tanto chiedono e ogni tanto offrono, quindi c'è una sorta di equilibrio di fondo. Mi chiedevo se questa visione, secondo lei, può essere un elemento, diciamo, costituente nella discussione dei beni comuni, e può aiutare anche a gestire la conflittualità che oggettivamente si genera. Quello che voglio dire è che nel momento in cui si parte da una condizione dove tutti i soggetti coinvolti, pubblico, privato, istituzioni, liberi cittadini e quant'altro, iniziano con l'identificare onestamente e in maniera trasparente le loro esigenze e poi anche le loro disponibilità, forse si può costruire una base di negoziazione più equa e quindi meno conflittuale, più facilmente mirata ad un obiettivo di gestione condivisa del bene comune. Grazie. Lei ha già dato la risposta, perché quello che ha detto è molto convincente. Il punto che distingue appunto la solidarietà da altre forme, ho ricordato, per carità, la carità, il dono, la generosità, è proprio quella che è la reciprocità, anche se non attuale. Il fatto che io sia in questo momento solidale, quelli che sono andati davanti alla stazione Tiburtina di Roma, dove c'erano centinaia di migranti sotto il sole, e c'era lo Stato, il pubblico, soltanto incarnato dalla polizia, che voleva impedire che superassero certe barriere, sono arrivati poi le ragazze di tutta una serie di organizzazioni non profit del terzo settore, che sono andati lì, ma lì non c'era una manifestazione di generosità, di carità, c'era solidarietà, che è una cosa diversa. Cioè, qual è? Quelle persone che in quel momento erano oggetto di solidarietà erano o potevano, dovevano essere messe in prospettiva nella condizione di poter essere altrettanto solidali una volta che si fossero trovati in quella situazione. Quindi io credo che quel filo di discorso intorno alla solidarietà ci porta anche di fronte a che cosa noi individuiamo come comune, e in quel momento, poiché era in causa o in discussione la sopravvivenza stessa di queste persone, l'acqua, il poter dormire in condizioni igieniche, non era qualcosa che rilevava di un bene che doveva essere messo a loro disposizione. La mia risposta ovviamente è sì, e questo ci dà anche una chiave per leggere le stesse distorsioni del terzo settore. Quando il terzo settore diventa
per carità, anche con le migliori intenzioni, una istituzione a suo modo burocratizzata e che poi dispensa generosità quando può e ai costi che preferisce. Altre domande? Sono tutti stati uccisi dalle mie. A noi. Faccio una cosa piccola piccola, nella mia testa piccola piccola. Come si può arginare il profitto che è forte nella generazione mia e quella che mi ha preceduto, e far diventare e utilizzare in senso comune il profitto, che poi è l'elemento sul quale nella gestione, anche quando si tenta comune, ci si scontra. La questione del profitto, io quando ho detto che uno dei punti difficili è il rapporto tra beni comuni e mercato, non ne parlavo a caso. Se voi riflettete su quelli che erano i quesiti referendari, ce n'era uno che diceva che comunque la gestione dell'acqua non poteva produrre profitti in misura superiore al 7%. Quindi c'era un rapporto che veniva stabilito, ma poi in considerazione, e quindi c'è un problema. Perché poi i beni comuni non sono necessariamente dei beni gratuiti, che devono essere gratuiti. Ma per esempio la convenzione, io non so adesso che fine abbia fatto, io ho visto quando venne stipulata tra la Regione Puglia e l'acquedotto pugliese, partiva dalla premessa che l'acqua era un bene comune e tuttavia graduava, individuava per esempio per alcune fasce di popolazione in relazione al loro reddito un ammontare, una quota di acqua gratuita, e poi a seconda del reddito e a seconda delle finalità per le quali l'acqua veniva adoperata c'erano tariffe differenziate. Qui naturalmente la discussione può diventare molto impegnativa, perché una delle questioni è questa: se io riconosco bene la funzione, non la natura, di bene comune, posso poi sottrarlo al principio di universalità, per cui tutti coloro i quali hanno rapporto con questo bene si trovano in condizione di pari trattamento, universalismo come base dell'eguaglianza in questa situazione. Ma voi sapete anche che ci sono due questioni: la prima riguardante il fatto che una cosa è assicurare l'acqua per la finalità della vita quotidiana, altro assicurarla alla grande impresa che gestisce qualunque tipo di produzione. Quella, una distinzione credo che sia fatta, debba essere fatta, e non viola il principio di uguaglianza, perché voi sapete che il principio di uguaglianza significa non trattare in modo diverso situazioni uguali. Ma la violazione del principio di uguaglianza c'è quando si trattano in modo uguale situazioni diverse. Quindi io credo che questo punto è un punto capitale. Come, ecco, c'è una antica domanda: si può costruire il socialismo in un paese solo? Ecco, siccome si costruisce costruiscono i beni comuni quando sono circondati o addirittura assediati dalla logica del mercato e del profitto, questo è oggi il grande conflitto. Se non staremmo qui a discutere, prenderemmo atto che i beni comuni ci circondano, che bellezza, io mi giro e li trovo a portata di mano. È una battaglia politica, è un'emergenza sociale, ma è anche la costruzione dell'autonomia dei soggetti che individuano anche le situazioni nelle quali devono avere la possibilità di agire. Cioè il mercato non è, come purtroppo è in questo momento, un meccanismo escludente. Guarda, c'è il mercato, stai zitto, che è quello che si vuole. Adesso, permettetemi di dirlo, quando io sono
molto in conflitto di interessi quando parlo di Tsipras, perché l'ho conosciuto bene, l'ho sentita ancora in questi giorni, e sapete quante sono state dette, ma lui ha detto semplicemente una cosa: io voglio mettere in discussione il fatto che la logica del mercato sia l'unica logica che regge la politica e quindi regge la vita delle persone. Bravo. Questo è un dato, però questo è un elemento di lotta politica terribile, perché l'economia non si mangia soltanto i beni comuni, si è mangiata completamente la politica,